In questo video andrò ad affrontare molti argomenti per me importanti come i commenti degli haters e un po' la situazione che si sta creando attorno a alcuni youtuber che hanno commentato un video in particolare che tutti voi conoscete, e vorrei un po' parlare anche di quella situazione e di come la penso. Buona visione. Ciao a tutti, Nini, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua sul vlog del mercoledì / giovedì. Oggi è venuto di giovedì perché volevo portare l'episodio di Zanzo ieri. Chi se l'ho perso lo vado a vedere, perché è davvero un episodio di Minecraft divertente. Poi un po' un'introduzione, poi le cose da fare aumenteranno. In questo vlog, come al solito, è un vlog che io registro in realtà senza avere in mente cosa dire nel vlog, perché tutti direte: vabbè, sti cazzi, fai il vlog, ti scrivi le cose sul fogliettino e le dici. No, è uno sfogo, diciamo, cioè potrebbe essere anche una serie, lo sfogo di Sbucci, parte 1, 2, 3, stella, tutte queste cose, perché in realtà adesso non so, ho più già il tasto play della registrazione, ma non so in realtà cosa dirvi. Vorrei sfogarmi un po' su alcune cose che accadono intorno a me, tante cose che mi accadono nei commenti, nelle foto, il calore che mi date. Intanto potrei iniziare ringraziandovi tutti, perché ho raggiunto la soglia dei 30.000 iscritti e vi ringrazio davvero tanto. E ne approfitto per dirvi e per introdurvi il fatto che lo speciale sarà lo speciale su Omegle, quell'affare andoci tutti insieme in pratica. E niente, quindi a breve annuncerò una data precisa quando saprò come funziona Omegle, per poi appunto trovarci una sera tipo verso le 7, torno dal lavoro, mi metto lì e sto una mezz'ora, un'ora davanti al computer a cercare voi e a sperare di trovarvi in più possibili, e poi ci farò un video e caricherò sul canale. Quindi mi raccomando, state sintonizzati sul canale, perché non so quando vi dirò di connettervi, quindi voi controllate un po' tutti i video. Comunque, diciamo, cercherò di chiamare il video tutti nello speciale di Omegle, ok? Quindi guardatelo. Di cosa volevo parlare? Allora, volevo parlare di una cosa che mi è accaduta l'altro giorno, ovvero un paio di volte dei commenti. Vi ricordo che questo appunto è uno sfogo di Sbucci, quindi non è uno sfogo rabbioso, ma è un parliamo tutti insieme e raccontiamoci le cose. L'altro giorno ero lì che girovagavo nei commenti dei miei video, e cosa mi succede? Vedo un commento, esattamente sotto il video di FIFA: se non sai le cose, non sei riuscito a farci un video sopra, video pessimo e non mi piace, d'obbligo. Io, come ho già detto in tanti miei video, io rispetto anche l'hater o il ragazzo che mi odia, perché porta avanti la sua ragione. Come io porto avanti la mia, lo porta avanti la sua, quindi io rispetto a prescindere. Io dico, tu mi dici a me, se non sai le cose, non fare i video. Io le cose le so, e quello è il punto. E io ho chiesto semplicemente cos'è che non so, perché sinceramente mi premeva sapere cos'è che potesse aver sbagliato. E lui è andato a parlare dell'unica cosa che era andato il giorno prima a rileggermi, rilasciata dall'EA, ovvero in questo caso il positioning nella statistica shooting, ovvero tiro. E lui è andato a dirmi: guarda, non è vero, è come il giocatore si mette davanti all'area di rigore per poi tirare. E lì aveva spiegato prima che positioning sta a guardare tutte le posizioni del tuo corpo durante il tiro. E quindi ero sicuro di aver detto una cosa giusta. E infatti il ragazzo si è calmato. Cioè, non è che mi ha riscritto pezzo di merda, bastardo, cose simili. Il problema è che adesso io voglio rientrare in una categoria che è diversa da lui, perché questo è un ragazzo che ha detto la sua. Io gli ho chiesto cos'è che voleva dire, lui me l'ha spiegata senza offendermi né niente, e mi ha risposto, e non mi ha nemmeno risposto. Però, nel senso, è come dire: va bene, non mi ha detto niente di che. Però ci sono alcune persone che a volte leggo che offendono dicendo semplicemente video di merda. Io vado a leggere e i commenti e mi trovo queste offese. Sono andato a stalkerare, tra virgolette, a vedere uno degli account appunto degli haters che hanno commentato il video su Google, e nel suo account leggevi questo. Allora: ha commentato un video, figlio di troia, smetti di fare video. Ha commentato un altro video, bel video di merda. Ha commentato un altro video, che cazzo fai video, puttana. Ha commentato un altro video, che video di merda, smetti di fare video, sacco di merda. Altro: ma perché ti ridicolizzi così? Altro: sei uno stronzo a non fare video. Altro: sei un coglione rincoglionito. Altro: non ti vergogni? Altro: sei uno stronzo. Cioè, è una persona che non fa altro che cliccare nei video che non gli piacciono, e non solo mortifica le persone che fanno il video, e per fortuna io non ho questo problema, perché se una persona mi scrive
una critica casuale, io non la, cioè non è che non l'accetto, ma non la calco nemmeno se mi scrivi sei un figlio di puttana, cioè che cazzo, non l'accetto a prescindere. Mentre magari rischi di mortificare una persona che ci mette tanto impegno, e quello è quello che al momento può riuscire a fare per la persona, no? Magari quando siamo un po' più piccoli, magari quando non abbiamo attrezzature magari adeguate, quando magari non abbiamo nemmeno tanti soldi a una certa età da spendere in un computer che può costare 2000 euro, o in un microfono che ne può costare 200, o in una fotocamera che ne costa 600, e quindi realizzi il video che puoi fare. Ma a prescindere da questo, oltre a rischiare di mortificare quel ragazzo, non l'aiuti nemmeno a crescere. Magari se non ti piace la webcam, scrivigli: guarda, la webcam non è che sia una qualità incredibile, potresti magari cambiarla, miglioreresti un sacco i video. E hai detto quello che in realtà volevi dire nella maniera sensata in cui dovevi dirla. Quindi questa cosa non la capisco. E una cosa che mi fa rabbia è che commentano in maniera positiva solamente i video di contest. Cioè, come vi leggi: commento, partecipo, commento, bel video, partecipo, commento, mi piace d'obbligo, partecipo, solo a contest. Poi gli altri canali li offendono tutti, non gli frega niente. Ed è una cosa che io davvero non capisco. Cioè, è come se io passassi tutto il giorno a girare per strada e quando magari vedo un ragazzo che ha difficoltà in qualunque campo, che sia fisico, mentale, qualunque campo, io gli dica un'offesa inerente a quello che vedo. Ma perché? Senso. Un'altra cosa di cui volevo parlare, ma in cui non mi sento dentro, diciamo, è una cosa che, diciamo, mi preme dire anche a voi che magari seguite me, magari non seguite altri, oppure seguite me ed altri, che è questa faccenda di tutti gli youtuber coinvolti in questa storia My Dream. Ma non è per citare quella storia, ma è per citare quell'argomento generale. Ovvero questa storia di questi ragazzi hanno fatto una canzone che tra l'altro alcuni youtuber offendono la canzone perché non gli piace, iniziano a elogiare i loro generi di musica preferita, ma come ho sempre detto, cioè chi sei tu per offendere la musica e dire che io sono un coglione se metto mi piace a quella canzone perché a te fa schifo? Cioè, piace a me, perché dovrei essere stronzo se metto mi piace o commento. Ma a prescindere da questo, come ho detto, i gusti sono soggettivi, i gusti sono tutti personali, quindi quella canzone viene definita una merda da molti youtuber e bellissima da altri youtuber. Alcuni di questi youtuber che la definiscono bellissima l'hanno commentata. E lì è successo il putiferio della gente e dice: tu hai commentato perché sei stato pagato per sponsorizzare. Ma perché viene detto questo? Cioè, da chi è che parte questa cosa? Da quando uno youtuber non può commentare una cosa che viene subito etichettato come venduto perché lui sponsorizza il canale e quindi non può? Cioè, io che sono uno youtuber, e non dico io, dico io se fossi uno youtuber in generale, in primis sono anche una persona che può usare YouTube per fare i cazzi suoi. E come voi, io, loro guardano i video, alcuni di loro, io, noi, voi, essi, a volte lo commentano per lasciare un commento positivo. Cavolo Sbucci, bel video. Cavolo Franceschino, bel video. Perché io, che faccio video su YouTube e che ho un impatto diverso magari, però sono comunque una persona come tutte le altre, perché io non posso commentare un video altrui? È vero, questo video è stato commentato da tanti youtuber in questo caso, quindi tra di loro magari uno ne ha inviato a un altro, uno a un'altra ancora, uno a un'altra ancora, e si è diffusa la canzone, diciamo, nel gruppo degli youtuber in generale, come si è suddivisa anche tra di voi. Cioè, come quando sento una bella canzone, non è che me la tengo perché è tutta mia la canzone, me la tengo, cioè dico: wow, senti Ale, senti sta canzone, e lui fa: no, bella, e magari la fa sentire a un suo amico, nel frattempo la fa sentire a un altro mio amico, e la cosa si espande, e per loro magari è stato uguale, l'hanno deciso di commentare, tutto lì, perché effettivamente anche per me, chi ascolta un po' tutti i generi di musica, è piaciuta come cover. Tanta gente dice: sì, ma la canzone fa cagare, tanti anche youtuber, la canzone fa cagare, quello fa cagare, loro fanno cagare, a me piace questo. Sì, ma se a me non fa cagare, non fa cagare la canzone, non fa cagare quello che ha fatto la cover, perché dovresti giudicarla al posto mio? Cioè, per me è bella la canzone, quindi, ed è fatta bene relativamente, quindi perché non posso commentarlo? Ma questo è un discorso che io faccio in generale, è una cosa che mi premeva a dirvi, perché comunque sono cose che mi piace tenere, diciamo, il punto della situazione. Cioè, se io puto a caso un giorno commentassi un video, in futuro magari avrò più iscritti, avrò gli stessi, non avrò più iscritti, non avrò più un canale, avrò 2 milioni di iscritti, io commentassi un video e mi sentissi dare del venduto perché ho sponsorizzato un canale per un commento, mi sentirei ferito anche, ferito ed arrabbiato. E quindi, diciamo, ci tenevo a fare questo argomento, questa parentesi, anche per il futuro, perché non voglio davvero sentirmi dire una cosa del genere perché ho commentato un video. Come dico ogni video oramai, YouTube è una realtà, è la realtà trasmessa tramite YouTube a un'altra realtà,
Ok? Quindi se io vedessi una persona bella per strada, una ragazza, faccio per un esempio banale, una ragazza, io o una ragazza, ma un ragazzo magari che è femmina, vedo un ragazzo per strada, si fermano a parlare e magari gli fa il complimento: guarda, sei bellissimo. Se io vedessi un video di una ragazza bellissima, o tu donna vedi un video di un ragazzo bellissimo, gli lasci un commento dicendogli che è bellissimo. Cos'è cambiato? Che fra di voi si è frapposta una distanza e uno strumento che annulla la distanza. Questo è cambiato, ma è come un commento per strada. Se io sentissi dal vivo magari la stessa cover di loro, o magari chi ha commentato il video in quella maniera, andrebbe sul palco o dopo l'esibizione andrebbe da loro a dirgli: guarda, è davvero una bella cover. Cosa succede? Anche qui c'è una distanza che si frappone fra lo youtuber e la band che ha fatto la cover, e c'è uno strumento che annulla questa distanza, ovvero il commento. Quindi ragazzi, non giudicate perché una persona che magari è famosa ha fatto una certa azione e per voi quell'azione magari vi viene detto da qualcuno che appunto è magari dentro a questo mondo, viene detto che quell'azione era sicuramente a scopo di lucro, ma magari non è così. Quindi come al solito, non giudicate un libro dalla copertina, mi raccomando, leggetelo tutto prima di commentarlo magari. Comunque ragazzi, anche oggi mi sono sfogato, spero che questo sfogo vi abbia anche risolto qualche enigma in testa. Come al solito vi chiedo di mettere qualche hashtag, decidetelo voi, mettete un hashtag a caso: sbucci non dir cagate se per voi dite solamente cazzate, oppure sbucci condivido, sempre con l'hashtag, se magari condividete i miei pensieri. Fatemi delle domande che magari vi va di sentire la risposta in un Q&A. Commentate con quello che vi va davvero, perché come io mi sfogo con voi, voi dovete sfogarvi con me. Oramai mi piace davvero fare questi video che sono davvero a contatto con voi, perché io sono messo nella condizione di dire davvero quello che mi passa per la testa. Perché se io arrivo davanti al computer ora che sono le 8:15 dopo cena, premo il tasto play e non so cosa davvero voglio dire in questo video, io sono, come dire, non obbligato, perché le altre volte non dico la verità, sono per forza sincero e dico per forza quello che mi passa per la testa, perché è quello che voglio fare ed è il tipo di vlog che voglio avere con voi. Un vlog a tête à tête, tu per tu, non so come si dice in altre lingue, però un video come se voi foste all'altra parte del tavolo e ci fosse uno di voi che mi dice: vai Sbucci, dimmi i tuoi problemi. Ok, allora, da dove inizio? Questo è quello che voglio: far finta che di là ci siate voi che mi ascoltate chiedendomi quali sono i miei problemi, il mercoledì ad esempio, e io che il mercoledì rispondo a questa domanda facendo un video dove non so che cazzo dire, e quindi dico quello, diciamo, che voglio dire per sfogarmi un po', per scaricare un po' la settimana. Comunque, se questo tipo di video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate il video come vi ho già detto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, andate a rivedervi qualche video precedente a scelta vostra, in fondo al video ce n'è un paio, come volete. Cercatemi su Instagram e su Facebook, c'è anche tutto in descrizione. Come al solito, ci vediamo domani alle 13:30. Per oggi è tutto, ciao!